capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi emozioni. Finalmente al limite. Davvero? Quanti ricordi ho qui? 10 anni fa, in questo posto, ma che ricordi. Con Mario, i due grulli, ai, che loro. Si inizia una nuova vita, in Italia, a Scandici. Adesso però voglio andare a vedere le zone dove vivevo. Ammetto, un po' mi manca, Certo, un po' mi manca. Perché comunque ne abbiamo fatte tante insieme. Poi, la mia musica, le sue poesie, i successi. Povero me. In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu. E l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore, di vero amore. In un mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te, e la verità si offre nuda a noi, e limpida è l'immagine, ormai, nuove sensazioni. Passato, cadendo lascia il quadro immacolato e s'alza un vento tiepido d'amore, di vero amore, riscopro te. Dolce. Guarda. Guarda che ti faccio che mi metto. Quando sarai. Io, se non lo sai, te conosco un noto personaggio. Toscano puro, E non te lo immagini nemmeno, Che tardi io? Ecco, te seguici. Prima o poi lo vedrai. Mamma e sera. Che serata. Sono venuto al limite per fare un giro dei miei ricordi. E che è successo? È successo che mentre andavo via c'era il pub aperto,
pub aperto e mi sono preso una bevuta. La mia seconda birra. Beh, mia seconda birra. Insomma, che serata, ragazzi, che serata. Io devo raccontarla, devo raccontarla. Che pupa, però non capisco perché va sempre male. Con la donna dei miei sogni l'ho conosciuta e andò male. Con questa pupa sembrava che, e invece è fidanzata. Ora sto chiuso in una stanza, cerco un po' di speranza. Ma sì, io devo scrivere. Devo scrivere. E voglio scrivere una canzone per Azeri. E parlerò della serata di stasera. Allora, pensiamo. Io camminavo per andare via. E andavo via dai ricordi. Quindi, camminavo per la vecchia strada mia. Camminavo per andar via. Certo, volevo andar via io in realtà. Ma alzando lo sguardo, da terra l'ho vista, quindi mi sono fermato al pub. Quindi, quando sguardo da terra, vidi lei, così bella. Allora mi avvicinai, e di lei subito sognai. Madonna, gli era bella di nulla. Beh, le piacevo, si vedeva. Eh sì che si vedeva. E mi guardava così, ma anche riconosciuto. Infatti mi guardava e sorrideva. Mi guardava e sorrideva. Ma qualcosa mi tradì. In un tono un po' acuto e mi stordì. Eh sì, mi ha detto, mi guarda e fa, che cazzo guardi? Prima che mi riconosceva. Poi quando io lo guardai ho fatto, mi ha fatto, ma sei Elvis? Se vedrai, solo Elvis può fare, troppo bella. È simpatica, è la figliola. Ma, boh, non mi ricordo nemmeno il nome. Insomma, ma lei era lì, mi guardava, mi vedeva, mi voleva dire di sì, però era fidanzata, va. Mi guardò riconoscendomi e di lei andavo perdendomi. Così, dopo poche ore, dentro me nasce. Nacque anzi l'amore. Bella! Mi sa che gliela devo proporre ad Azeri. Fammi provare a vedere con Pomponio i musi a come sarebbe. Camminavo per la vecchia strada mia. Camminavo per andare via. M'alzando lo sguardo da terra, vidi lei così bella, mi avvicinai e di lei subito sognai, le piacevo, si vedeva, mi guardava e sorrideva, ma qualcosa mi tradì,
No, sbagliato. Insomma, qualcosa mi tradì ed un tono un po' acuto mi stordì. Ma lei era lì, mi guardava, mi sorrideva, mi voleva dir di sì, mi guardò riconoscendomi, e di lei andavo perdendomi, così dopo poche ore, dentro me nasceva l'amore, Ma che è successo? Dove sono? Gli occhiali. Ma dove sono? Non mi ricordo. Oh! Sigarette. Ne fumo una. Nemmeno in mano. Ma che è successo? A zero, dov'è il numero da zero? Il numero da zero? Eccolo, il suo biglietto da visita. 055 25 11 42. Ma non ho il telefono. Devo andare. Devo chiamare a zero. Pronto, studio di Nato Fuse. Sì, pronto, Azeri? Io voglio parlare con Azeri. Ma che devi dire, il direttore? Direttore, Notte Fuse? Ma che sei? Una scuola? Eh? Ma io non voglio notte fuse, voglio Azeri. Chi è questo direttore? Insomma, vuoi l'appuntamento con il direttore, sì o no? Ma prendiamo un appuntamento il direttore? Ma in dove è sto direttore, scusa? A San Giusto vicino alla scuola. Quando vedi l'elementare, a sinistra. Bah, vabbè, oh, verrò domani mattina e ti devo dire. Andiamo al direttore. Va bene, arrivederci. Arrivederci a domani, ciao ciao ciao.